Ciao a tutti, sono Sheva 97, eccoci in questa andata delle semifinali di Coppa Italia che vedrà la Sampdoria ospitare il Napoli nella propria casa. Vediamo l'ex Insigne. Partita molto rocambolesca, partita piena di gol, emozionante. Apre subito i giochi il Napoli al sesto minuto con Berahmi che si smarca in mezzo all'area e segna con uno stacco di testa meraviglioso. Ma la Sampdoria non ci sta e al 25esimo, dopo la respinta sul tiro di Insigne, Lucas Piasoni sacca in rete superando De Santis. È ancora la Samp che prova con Depay a portarsi in vantaggio, ma al 50esimo, nel secondo tempo, questo contropiede di Pandev punisce l'ingenuità della difesa doriana e Pandev trafigge la porta di Capino segnando il 2-1 che riporta in vantaggio la squadra partenopea. Al 54esimo però Memphis Depay, il bomber doriano, regola i conti e riporta il risultato sul 2-2 sul pareggio che sembra essere il risultato che deve avere questa sfida. Ma al 63esimo ancora Depay e Piazon, prima Depay e poi Piazon provano a portarsi in vantaggio. Qua rigore concesso ai giocatori del Napoli e vediamo i doriani che si lamentano per questo rigore che boh, poteva starci come poteva non starci. Rigore che andrà a battere ovviamente Edison Cavani come di consueto. Prima vediamo un po' di cambi però, Maxi Lopez, Icardi e Redmond entrano al posto gli altri tre doriani. Cavani va a battere questo rigore, spiazza il portiere, però la palla va sulla traversa. Va sulla traversa e rimane lì, e viene riconquistato dai giocatori della Samp che possono innescare un contropiede con Eli Capuano, che va subito per Draxler. Draxler è il nuovo acquisto, Cavanda, Draxler, il gioco fra i due. Pekalski la mette in mezzo per Maxi Lopez, il neoentrato porta la Sampdoria sul 3-1 in questa sfida di Coppa Italia. 3-2, scusatemi, 3-2 per la Sampdoria all'83esimo. Ma il risultato è destinato a mutare ancora perché è ricca di emozioni questa partita. E al 90esimo, nei minuti di recupero, Pandev con questo stacco di testa supera ancora una volta Capino. Doppietta di Pandev e tutti a casa. 3 pari, finisce così. Eccoci qua dopo aver pareggiato contro il Napoli 3-3 in questa mega partita fantastica. Scordavo che dato che è una semifinale c'è andata e ritorno, quindi pensavo di dover andare ai rigori supplementari, eccetera, ma invece non è così. Però non mi ricordo se abbiamo giocato in casa o in trasferta. Se abbiamo giocato in trasferta è buonissimo, se abbiamo giocato in casa invece un po' meno. Vediamo che c'è l'ultimo giorno di mercato adesso, però voglio andare a vedere se era stata in casa o in trasferta. Come faccio a saperlo? No, 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 vedrò dopo, aspettate adesso. Adesso proseguiamo un attimo con il mercato, vediamo le trattative di mercato che abbiamo in corso. Mbaye. Io direi di rinforzare un attimo la difesa, perché comunque non siamo messi benissimo. Diamo 1,5 milioni. Però boh, dai, magari la squadra anche per... A me piace già la squadra così com'è, perché comunque Draxler e Insigne, i giocatori che abbiamo preso, mi piacciono. Spero di riuscire a vendere qualche vecchietto, insomma, ecco. Voglio vedere una cosa. Non che voglia prenderlo, però voglio vedere una cosa a patto. Voglio vedere quanto gli rimane di contratto e a quanto e che valore è arrivato. Ah, è un 83. Voglio vedere quanto gli rimane di contratto. Un anno e 5 mesi. Beh, non è moltissimo. Vediamo, Everton tratta per Abate. Andiamo avanti, tanto io non voglio più prendere nessuno, al massimo se ci chiedono qualche giocatore, spero, qualche vecchiotto, offerta per il trasferimento di Pistone, perfetto, accetto subito, 2 milioni 500 che ci... 2 milioni e 500 mila che ci fanno veramente comodo, giocatore venduto, perfetto, Pistone, un'altra pedina che non volevo... Offerta per il trasferimento, Berardi, accetta pure lui perché non lo voglio, spero che basti il tempo per venderlo. Giocatore venduto, perfetto. Ultima ora.
Perfetto, perfetto. Bene, direi che la nostra squadra adesso è al completo. Vediamo un attimo Rosa, rapporto sulla squadra. Capino. De Silvestri che è salito di più 3. Ma è messo in prestito però De Silvestri. Capuano. È arrivato per 1 milione, costa adesso 2,5 milioni. Eli. Cavanda che però è in prestito. Pekalski. Arrivato per 1,5 milioni più qualcuno, ma mi ricordo che costava 5 milioni, adesso costa 7,5 milioni, penso di rivenderlo a giugno. Lanzini, salito di 2, Draxler è già salito di 1, buono, è già salito anche di prezzo, perché l'avevamo preso per 5, costava 5 milioni e 5, adesso ne vale 8 milioni, vale 8 milioni. Napoli, Insigne è già salito di 2, abbiamo fatto veramente bene acquistarlo, Depay di 4. Depay davvero un fenomeno. Depay davvero un fenomeno. Piazon di 6 è salito. Maxi Lopez di 1 anche se ce l'ha in prestito. Rabiot di 2. Ayub di 1. Gabriel. Buono, buono, buono. Abbiamo un big match con la Roma. Farò il live probabilmente. Sì, adesso vedo perché io fra un po' devo andare. Quindi sì, penso che mi basta il tempo. Aggiornamento dell'osservatore. Proprio no. Non lo voglio nemmeno questo. Stanno prendendo dei giocatori veramente schifosi. Fanno schifo entrambi. Pure questo. Quindi io direi di vivaio. Ricerca giocatori. Anche che i fondi non ci mancano, di prendere qualcuno un po' più competente, diciamo. Anche se. E prendo questo italiano qua. Che comunque non è maluccio. Ah, qualche stella in più dell'altro. Ristabilito, Valotti, buono. Adesso direi di andare a fare... Ah, dopo che avevo giocato per un po' di tempo col falso 9, nella scorsa partita sono tornato col 3-4-3 a rombo, che comunque è quella soluzione che a me personalmente conviene di più, perché vedo che faccio i risultati migliori con questa formazione qua. Anche se Insigne in questo modo trova difficoltà a giocare. Quindi io pensavo, siccome io uso molti esterni e mi servono le ali, pensavo di fare un 3-4-2-1 con due seconde punte, però non mi conviene tanto. No, un... Così non mi piace, non mi convince molto, no. 3-4-3 in linea nemmeno. Boh, forse questa, anche se comunque molto difensiva, non mi convince. Un 3-5-2 messo così invece, boh, 3-5-2 messo così, non è male. Saltiamo un attimo il baricentro, proviamo un attimo questo. Alziamo la posizione di base. Non era questa però che quella che volevo. Esci senza salvare. No, non era. Sì, era questa. Boh, non lo so, scusate. Sì, la farò dopo la formazione perché sennò perdo troppo tempo e so che a voi non piace. Ok, l'osservatore è pronto per partire. Un allenatore, vivaio, ricerca giocatori. Fai seguire giovani in Italia per 6 mesi, tipo qualsiasi. Ah, non posso, devo mandarli in paesi diversi. E allora mando in un altro continente, mando in Sud America. Andiamo in Brasile. 6 mesi. Buono, buono. Adesso andiamo a giocare la partita contro la Roma, che farò il live, però taglierò molti pezzi. Adesso vediamo. Vedrete il live comunque. Ciao ragazzi, in questo periodo sto avendo parecchie difficoltà con la registrazione. Ho perso
Ho perso il video della partita con la Roma che però è finita 0-0, un pareggio, adesso vi faccio vedere anche la prova, spezzate, risultati partite, vedete Sampdoria-Roma il 10-2, 0-0, finita in un pareggio che non ci ha portato molto, adesso vediamo anche la nostra situazione in classifica com'è, vediamo che la Roma era comunque terza. La Juve è capolista e siamo con 23 giornate a più 2 dal Napoli, a cui però manca ancora una partita, quindi aspettiamo e speriamo che il Napoli perda. Tanto qua abbiamo la partita contro il Torino e poi abbiamo subito quella con il Napoli. Per la partita contro il Torino, che vedrete con gli highlights, ho preparato questa formazione da voi consigliata con un 3-5-1-1. 3-5-1-1 che vede... aspetta, De Silvestri, penso, De Silvestri, lo leviamo per mettere un difensore centrale, Luis Eduardo, in difesa Luis Eduardo, Capuano ed Eli, centrocampo Rabiot e Ayoub con Lanzini, Pekalski, Draxler, Insigne seconda punta, Maxi Lopez punta offensiva. Ho deciso che basta, cioè non posso più fare esperimenti, devo assolutamente conseguire i 3 punti a tutti i costi. Quindi adesso vi lascio, vedrete gli highlight della partita col Torino. Lo stadio comunale torinese, si sfidano Torino e Sampdoria in questa partita che vale 3 punti come al solito. Nuova formazione con un 3-5-1-1 che vede Maxi Lopez seguito da Insigne, seconda punta. Partita aperta dal Torino al decimo minuto con Cerci che porta in vantaggio i suoi. Maxi Lopez qua segna, però il gol era fuori gioco e viene annullato. Qua è ancora Insigne a provare il gol del vantaggio. Insigne che sarà protagonista di questa partita. Infatti vediamo questo assist per Rabiot. Rabiot porta il risultato sull'1-1 al 55esimo regolando i conti. Insigne spettacolare qua, Depay, e Insigne è sempre lui, Insigne, il nostro folletto, al 72esimo a portarci in vantaggio e consentirci di conquistare questi 3 punti preziosi che verranno poi confermati ancora da Insigne, che prova ad aumentare il risultato ma non riesce, quindi finisce 2-1 la partita e vinciamo 3 punti. Eccoci tornati dopo la vittoria in rimonta contro un Torino scatenato. Vittoria in rimonta arrivata dopo il cambio di modulo a cui siamo passati dal 3-5-1-1 a un 3-4-2-1. Sì, mi pare così. Insigne, grande prestazione, adesso andremo a sfidare il Napoli. Maxi Lopez si è infortunato per 5 giorni. Andremo a sfidare il Napoli, però Napoli che sfideremo anche in Coppa Italia per la semifinale di ritorno, dove speriamo di vincere dopo il 3-3 all'andata in casa nostra. Vediamo le statistiche della stagione. Vediamo che il Napoli ha una gara in meno di noi e sta comunque a meno 5 da noi. Quindi dobbiamo cercare di vincere per tenerla distaccata ancora di più e andare a superare l'Atalanta e l'Udinese e provare a lottare per il quinto posto che vediamo adesso preso dal Genoa. Ecco, adesso non perdiamo tempo in chiacchiere, andiamo subito a fare questo live di cui taglierò molti pezzi, per così almeno magari posso farvi vedere anche gli highlights dal Chievo. Vabbè, niente, ci vediamo dopo e penso che userò ancora un 3-4-2-1. Vedrete poi. Eccoci in questo match valido per 3 punti molto importanti contro il Napoli a San Paolo. San Paolo pienissimo. Abbiamo schierato la formazione con un 3-4-2-1. 3-4-2-1 difesa classica. Eli Capuano, Luis Eduardo in porta Capino. A centrocampo esterno di sinistra Draxler, esterno di destra Lanzini. E invece come centrocampisti ho messo Pekalski e Rabiot. Seconde punte Lucas Piasone, Insigne, dietro all'unica punta che è Memphis Depay. Iniziamo subito e bando alle ciance. Lucas Piasone, Insigne. Dai, proviamo subito a metterla dalla nostra parte. Draxler, Memphis Depay cerca il passaggio che poi trova in seguito, ma Insigne va a terra, non dirmi che Insigne... No, 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 vi prego ragazzi, no, vi prego ragazzi, ah, è Pekalski. Pekalski, devo farlo uscire, quindi...
Chiamo Valotti. Peccato che devo farlo uscire a sto punto chi entra. Faccio entrare un altro esterno, mi spiace far entrare un altro esterno. Mandini come può giocare? A questo punto devo far entrare Ayoub e diamo un centrocampo giovanissimo. Giovanissimo davvero. Il Napoli è in un contropiede molto avanzato, infatti sì. Lanzini come se ne va? Come se ne va Lanzini? E sono tutti molto stanchi infatti. Rabiot qua è distrutto, devastato. A sto punto faccio giocare Valotti che è un po' che non gioca. Poi vado a cambiare Insigne, metto Icardi come punta. Icardi che ma Icardi un attimo. Icardi è un 68. Icardi mi ha deluso moltissimo perché mi aspettavo davvero tanto. Viene messo un po' in secondo piano. Qua Iller. Abbiamo parlato bene di Pandev e Pandev ci ha puniti. Stavamo proprio parlando bene di Pandev. Memphis Depay, mamma mia ragazzi, cosa Blair, non deludermi. Bello, bello! Mamma mia Icardi, cosa mi vai a sbagliare? Dai! Ah, per Ayoub. Ayoub. Avevo già esultato ragazzi, che cazzo come... Come ha fatto a tirarla fuori la palla? Avevo già esultato, ero sicuro che fosse gol. No ragazzi, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Non ci credo ragazzi, non ci credo davvero. Cioè dai, era gol questo, era sicuro, era un gol sicuro, al 100%. Lanzini si avvicina all'area. Lanzini. Rigore, calcio di rigore al 90esimo, 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 grande Lanzini, il nostro maestro d'orchestra. Grande Lanzini. Ora non esageriamoci troppo perché dobbiamo, oltre che prenderlo, dobbiamo anche finalizzarlo il calcio di rigore, dobbiamo riuscire a essere freddi. Vediamo chi toccherà tirare il calcio di rigore. 64, 67, Lucas Piason. Dai Lucas, ti prego, freddo davanti al portiere, freddo. Lucas Piazon, il fenomeno al 90esimo, il fenomeno al 90esimo va a esultare sotto la curva, grande, Lucas Piazon, un pareggio insperato, un pareggio insperato, un pareggio insperato, grande Piazon, applauso, un punto che tiene il Napoli a debita distanza da noi, grande, grande Piazon, grandissimo, ora però non prendiamo gol. Mancano pochissimi secondi, l'arbitro dovrebbe fischiare, speriamo io non... L'Ossena per l'assalto finale, se prendiamo il gol adesso mi incazzo di brutto come una bestia, assurdamente Poli. Ok, finita, finisce così, finisce così, finisce così. Bravi ragazzi, bravi a tutti.